Focusrite è un'azienda leader per quanto riguarda la ricerca dell'online travel market in Nord America, Asia ed Europa. Sono Maria Tuttocuore e mi occupo del mercato online in Italia. Per quanto riguarda l'Italia, c'è da dire che negli ultimi anni il mercato dell'online travel italiano sicuramente era cresciuto dal 2004 al 2006, ha avuto una crescita in media del 34%, raggiungendo il picco del 36% nel 2007. Questo 2008 abbiamo visto un declino, ma sempre una crescita dell'11% per quanto riguarda online travel market. L'Italia insieme alla Spagna hanno visto in Europa un declino per quanto riguarda l'industria turistica in generale, l'Italia in particolare del 5%, ma in online travel market una crescita dell'11%. Questo è un buon segno nonostante la crisi economica che ha colpito l'Europa e tutto quanto il mondo in quest'ultimo periodo. Per quanto riguarda in particolare l'Italia, ci sono delle caratteristiche diciamo un po' peculiari rispetto a altre nazioni europee e anche al Nord America. C'è da dire che innanzitutto ci sono delle questioni strutturali, non bisogna neanche dimenticare una questione generazionale e culturale. Per quanto riguarda la questione strutturale, l'Italia ha sicuramente una penetrazione internet più bassa rispetto ad altre nazioni europee. Soltanto il 42% della popolazione ha accesso quotidiano a internet, con circa il 58% della popolazione non avente un computer. Mentre nel 2008 si è registrato che la banda larga è soltanto disponibile al 31% della popolazione. I numeri attuali sono sicuramente un po' in aumento, però non fanno presagire sicuramente un miglioramento netto. Ci sono oggi anche delle questioni per quanto riguarda la banda larga per l'Italia. Forse l'investimento della banda larga in Italia per tutto il territorio verrà tagliato, ma ancora comunque non si sa per certo. Quindi questo è un grosso problema strutturale per quello che riguarda lo sviluppo dell'online travel market in Italia. Quello generazionale è sicuramente un altro fattore, perché l'Italia sta invecchiando sempre di più, è uno dei paesi con il tasso di natalità più basso in tutto il mondo, anche se adesso l'afflusso degli immigrati sta un po' facendo cambiare le cose. Sicuramente avendo una popolazione più anziana, l'adozione di nuove tecnologie va un po' più a rilento, anche se ci sono dei buoni indicatori per quanto riguarda l'uso del social networking. E infine quello culturale, per esempio l'italiano medio diffida dell'utilizzo della carta di credito, quindi molto spesso non procede a transazioni online perché non si fida di utilizzare la carta di credito online. Questo fa sì anche che la penetrazione della carta di credito, l'utilizzo della carta di credito è abbastanza basso rispetto a tutte le altre nazioni europee. Questi fattori sicuramente influenzano la crescita dell'online travel market e bisogna che si tengano in considerazione. Però ci sono altri fattori positivi, come per esempio l'utilizzo della telefonia mobile. L'Italia è uno dei paesi con la percentuale più alta di SIM card e appunto l'utilizzo del social networking, sia tra le fasce più giovani della popolazione che tra quelle meno giovani. Quindi diciamo che l'online travel market potrebbe avere potenzialmente una crescita enorme. Focusrite stima che per il prossimo anno e per quest'anno ci sarà ancora una crescita circa del 3% per quanto riguarda appunto l'online travel market.
Per maggiori informazioni sull'online travel market europeo e italiano, contattate focusrite.com.